Salve a tutti, oggi vedremo come riconoscere la freschezza del pesce, come pulirlo ed eventualmente viscerarlo. Vi mostrerò queste operazioni utilizzando i pesci che comunemente serviamo sulle nostre tavole. In questo caso il branzino, ma le stesse tecniche valgono per tutti i pesci fusiformi, i pesci simili come il salmone, la trota, un dentice, ma anche un'orata. Innanzitutto vediamo quali sono le caratteristiche che deve avere il pesce fresco al momento dell'acquisto. Queste valutazioni vanno fatte sia a livello visivo, olfattivo che tattile. Dovrà avere un profumo gradevole con leggero sentore di mare. Al tatto dovrà risultare molto sodo dovrà essere anche il ventre, corpo umido e squame ben aderenti. Infine dovrà avere delle branchie belle rosse, umide, assolutamente non lattiginose e occhio vivo e convesso. Procediamo adesso con la pulizia del pesce, quindi effettuiamo innanzitutto la sbarbatura che consiste nell'eliminare tutte le pinne. In seguito lo squamiamo e infine lo evisceriamo. Per quanto riguarda la sbarbatura, quindi eliminiamo tutte le pinne, quindi quelle pettorali, quelle ventrali, quella anale. Accorciamo la pinna caudale ed eliminiamo le pinne dorsali. È importante lasciare la prima spina della pinna anale quando vogliamo cucinare un pesce intero e verificarne la cottura senza doverlo poi aprire o rovinare. Infatti, trattandosi di una spina che arriva fino al centro del corpo del pesce, una volta che questo è cotto la si estrae facilmente, altrimenti se dovesse opporre resistenza e non viene fuori pulita sarà necessario proseguire con la cottura. L'operazione successiva sarà quella di squamare il pesce, quindi con l'apposito desquamatore oppure utilizzando un semplice coltellino da cucina, ma anche le forbici da pesce, eliminiamo le squame lavorando dalla coda verso la testa. Poniamo però attenzione a non lacerare la pelle del pesce. È consigliabile eseguire questa operazione sotto il getto dell'acqua corrente oppure, se non si vuole sporcare eccessivamente, lavorando all'interno di un sacchetto di plastica. Una volta che abbiamo eliminato le squame possiamo eviscerare il pesce. La squamatura però non va effettuata quando dobbiamo cuocere il pesce alla griglia oppure al sale, perché in questo caso si potrebbe rovinare la pelle e di conseguenza anche le carni. Quindi apriamo completamente il ventre utilizzando delle forbici da pesce fino ad arrivare vicino alla testa, ma senza però dividere il pesce in due parti. In seguito elimineremo sia le branchie che le viscere sotto l'oggetto dell'acqua corrente. Eliminiamo innanzitutto le interiora afferrandole con il pollice e l'indice. Afferriamo bene tutte le branchie e le estraiamo cercando di non farci male perché pungono, esercitando una certa pressione. Tiriamo via. Apriamo il ventre ed eliminiamo tutte le parti d'interiore rimaste. Grattiamo via bene anche il sangue con le dita e con un coltellino incidiamo questa parte interna in modo da eliminare tutto il sangue rimasto. Possiamo utilizzare in questo caso anche un cucchiaio in modo da non rovinare le carni. A questo punto il pesce è pronto per essere cotto, altrimenti se vogliamo ricavarne dei filetti dobbiamo procedere con la sfilettatura. Utilizzando l'apposito coltello per sfilettare a lama sensibile, incidiamo prima il pesce intorno alla testa e dopo pratichiamo un'incisione lungo la zona dorsale. In seguito inseriamo il coltello nell'incisione e cerchiamo di mantenerci più aderenti possibili alla spina dorsale in modo da recuperare più carne e facciamo scivolare la lama tra la lisca e la carne fino a staccare il primo filetto. Giriamo il pesce ed eseguiamo la stessa operazione per recuperare l'altro filetto. Possiamo utilizzare sia la lisca che la testa per realizzare degli ottimi fumetti di pesce. Procediamo adesso a ripulire il filetto, quindi eliminiamo le lische rimaste. Lo pariamo bene intorno ai bordi e con l'apposita pinzetta eliminiamo tutte le spine che si trovano ancora presenti nella carne. Passiamo il dito sulla carne in modo che sentiamo le spine e le tiriamo via. Le spine si trovano sempre intorno alla testa, nella parte centrale. Per eliminare le spine tutte insieme invece possiamo praticare un taglio a V cercando di recuperarle tutte.
Un altro metodo per sfilettare il pesce è anche quello di eliminare prima completamente la testa e poi con un coltello da cucina staccare il filetto mantenendosi il più aderente possibile alla lisca. A questo punto possiamo utilizzare i filetti cuocendoli direttamente con la pelle, ma in questo caso sarà consigliabile praticare un paio di incisioni in modo che durante la cottura non si arricciano. Oppure possiamo completamente spellarli. Pratichiamo prima una piccola incisione che ci consentirà di trattenere il filetto, dopodiché con la lama leggermente inclinata e molto aderente verso la pelle scivoliamo verso la testa in modo da staccare completamente il filetto. Una volta che abbiamo terminato di pulire il pesce, se non lo utilizziamo subito possiamo anche conservarlo in frigorifero per un massimo di 1-2 giorni a una temperatura di circa 2 gradi. Andranno sistemati in un colapasto o comunque un recipiente che non trattiene i liquidi, coprendo i pesci interi con un panno umido in modo da non far seccare eccessivamente la pelle e i filetti con pellicola. Ciao a tutti, grazie per la vostra attenzione e seguite le mie prossime video ricette.